Ciao a tutti amici di BCTV, ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con la nostra trasmissione. Oggi ci troviamo nel comune di Casatenovo, per l'esattezza siamo venuti a trovare la società Unione Sportiva Cassina de Bracchi, una società della provincia di Lecco che negli anni ha saputo davvero adattarsi a quelli che sono i cambiamenti anche dei tempi del ciclismo, perché è nata come società di strada, attività che continua tuttora, ha saputo poi anche adattarsi a quello che è un mondo nascente e crescente nel ciclismo, quello del fuoristrada, con tanti ragazzini che svolgono anche l'attività di mountain bike. Io sono qui proprio con il presidente Giancarlo Paleari e con uno dei direttori sportivi, Pierangelo Casiraghi, che segue in particolare i ragazzini che svolgono attività su strada. Giancarlo Paleari, da oltre 30 anni presidente di questa società, immagino per lei tante soddisfazioni, è sempre un piacere vedere questi piccoli ciclisti gareggiare, ma soprattutto divertirsi. Sì, è proprio una grande soddisfazione. Questa società è nata 40 anni fa, per dire, perché il prossimo anno compie 40 anni di fondazione, creata da quattro amatori e in particolare dal nostro fondatore Biffi Vittorio, che guarda caso la settimana scorsa ha fatto 80 anni e di cui 40 li ha fatti con noi. È stato proprio l'artefice di questa società. Prima era amatore, l'abbiamo formata su amatori e col passare degli anni è diventata una società per ragazzini. Siamo iniziati con i ragazzini su strada circa 30 anni fa e siamo passati con l'evoluzione dei tempi, come hai detto, sulla mountain bike. È davvero una realtà importante quella di Cassina de Bracchi, perché oltre all'attività diciamo agonistica con i ragazzi è anche impegnata in campo organizzativo e poi nel corso di questa puntata, andando a conoscere anche le altre anime di questa società, andremo proprio a conoscere sia le squadre, i ragazzi, ma anche quella che è l'attività organizzativa, e poi andremo anche ad interpellare i direttori sportivi che seguono nello specifico questi ragazzi. Abbiamo detto tanti anni, 40 di storia di questa società, oltre 30 con lei presidente. Se deve un po' ripensare a quali sono stati i momenti più significativi e belli di questi 40 anni di ciclismo dell'US Cassina de Bracchi, quale le viene in mente? Ma tutti gli anni, diciamo, perché da come siamo partiti, a vedere i ragazzini che diventavano tutti gli anni sempre in numero maggiore, abbiamo avuto un periodo con delle belle soddisfazioni anche con gli allievi, eccetera, e anche adesso con un bel gruppo sia di strada che di mountain bike, tutti gli anni è un anno nuovo, ecco. Eh sì, davvero la soddisfazione di vederli crescere e divertire questi ragazzi davvero con grande entusiasmo. Allora andiamo proprio a conoscerli nel dettaglio, quelli che sono le squadre dell'US Cassina de Bracchi, quelli che svolgono attività su mountain bike e quelli della strada, con l'aiuto anche dei direttori sportivi. Andiamo allora a conoscerli. Partiamo a conoscere quelli che sono i ragazzi della mountain bike dell'Unione Sportiva Cassina de Bracchi. Siamo qui con il maestro di mountain bike storico di questa società, Giuseppe Biffi, un gruppo numeroso di ragazzi. Come sta andando questa nuova stagione? Ma la stagione va benissimo, come tutte le stagioni i ragazzi sono sempre volonterosi e sempre vogliosi di fare di più. L'importante è quello che chiedo loro, è solo l'impegno, l'assiduità agli allenamenti, poi dopo il risultato è quello che è, non è vincolante, ecco, la prestazione non è importante, l'importante è quello che chiedo io, è soltanto l'impegno di arrivare fino in fondo e basta, tutto lì. Eh sì, davvero questo è quello che conta. Magari se vogliamo entrare un po' più nel dettaglio di quale è l'appuntamento diciamo settimanale per voi con gli allenamenti, anche la fortuna immagino di avere una struttura come questa che vi permetta di allenarvi. Sì, abbiamo suddiviso il gruppo di ragazzi per età, per cui abbiamo un gruppo che si allena il martedì e il giovedì e il gruppo invece dei più piccoli che si allena il mercoledì in un parchetto qua vicino. Solitamente noi utilizziamo il territorio intorno per allenarci, perché i boschi sono pieni di caratteristiche tecniche che ci permettono di svilupparci al meglio. Le due sedute d'allenamento sono lunghe per i più grandi, mentre per i più piccoli prettamente rivolte all'agilità e ad imparare ad utilizzare la bicicletta. Ecco, parliamo di ragazzi di G1 e G2, per cui non si pretende più di tanto.
E a proposito di boschi e di mountain bike, io so che proprio qualche settimana fa, il 14 di giugno, si è svolta una importante manifestazione, una gara proprio rivolta ai giovanissimi della mountain bike, gara facente parte tra l'altro del circuito Asso Junior Bike. Come è andata quella manifestazione, se magari ci vuole descrivere un po' quello che è stato l'evento? È andata benissimo, l'affluenza dei ragazzi è stata elevata, sono circa 135 ragazzi iscritti, ci è andata bene anche col tempo, anche se alla fine abbiamo dovuto affrettare i tempi sotto le premiazioni perché il temporale arrivava, però diciamo che tutti i partecipanti sono stati contenti per le caratteristiche del percorso sviluppato e per l'organizzazione, per cui diciamo che è andata benissimo. Il circuito Asso Bike Junior vede quest'anno 15 società raggruppate che hanno come intento lo sviluppo dell'attività fuoristrada a livello giovanistico, per cui noi abbiamo, la nostra era la terza prova di questo circuito, termineremo a Talamona verso la fine di settembre con queste 11 prove che determineranno la prima società classificata all'interno del circuito e i campioni di questo circuito a livello di categorie. E noi vi facciamo in bocca al lupo alla società e a tutti i ragazzi, lo abbiamo detto, numerosi, tanto entusiasmo e voglia di pedalare, andiamo a conoscerli uno a uno. Io vi chiedo nome, cognome e categoria e vi presentate da voi. Alessio Beretta G2. Federico Matta G2. Federico Forlani G4. Nico Picek G4. Matteo Buffa G5. Nicola Astuti G6. Mirko Di Falco G4. Riccardo Colla G6. Michele Viganà G2. Jacopo Bissi, allievo primo anno. E questi tutti i ragazzi del gruppo MTB dell'US Cassina De Bracchi, lo abbiamo detto, una società che oltre al fuoristrada si dedica anche alla strada, allora andiamo proprio a conoscere i ragazzi che svolgono proprio l'attività su strada. E continuiamo a parlare di Unione Sportiva Cassina De Bracchi, sono con i due direttori sportivi del gruppo strada, giovanissimi ed esordienti di questa società lecchese, alla mia sinistra Davide Galbiati e alla mia destra Pierangelo Casiraghi. Partirei proprio da quest'ultimo per presentare quello che è il prossimo evento organizzato proprio dalla società US Cassina De Bracchi, una gara per giovanissimi che si svolgerà la prossima domenica, 7° Gran Premio Sant'Anna. Cosa possiamo, il 26, domenica 26 luglio, possiamo dire quali sarà il programma e come si svolgerà questa manifestazione? Allora, il programma sarà domenica pomeriggio, dalle 15.30 partiranno le corse dalla categoria G1 e a seguire tutte le altre categorie. Tutte le nostre manifestazioni che facciamo sono patrocinate dal Comune di Castelnuovo e chiaramente tra i tanti partecipanti ci saranno anche i vostri ragazzi che diciamo correndo in casa immagino vorranno ancora metterci maggior impegno, fare bella figura davanti al proprio pubblico. E sarà sicuramente così e gli facciamo i nostri migliori in bocca al lupo. Davide Galbiati, l'altro direttore sportivo tecnico della squadra dei giovanissimi, come sta andando nello specifico proprio questa prima metà di stagione? Ma ci siamo ricavati le nostre soddisfazioni sicuramente, noi quest'anno abbiamo sia la categoria giovanissimi che la categoria esordienti per un totale di 10 ragazzi, ci danno una mano tanti genitori, Anthony, Rossano e tanti altri che ci aiutano a fare gli allenamenti. Sta andando bene, ci ritroviamo le nostre soddisfazioni e ogni domenica siamo sempre occupati su almeno due fronti di gara, tutte le domeniche un grosso impegno che impegna veramente tanto tutti. Un grosso impegno la domenica, ma un grosso impegno anche durante la settimana per gli allenamenti, come ho fatto prima per i ragazzi della mountain bike, anche a voi chiedo quanti volte vi allenate, come vi allenate e anche la fortuna di avere una bella struttura come questa che vi permette di potervi allenare in sicurezza. Come giovanissimi facciamo due allenamenti a settimana, gli allenamenti sono sempre qui dove abbiamo la pista appunto di allenamento chiusa al traffico che ci permette di fare tutti gli esercizi in completa sicurezza, gli esordienti ovviamente devono fare almeno un allenamento in più settimana visto che sono di più i chilometri. Il direttore sportivo degli esordienti è Gabriele Magni e in questo caso con il motorino li segue. E quindi un grande affare davvero per tutti. Andiamo proprio a conoscerli questi ragazzi, come abbiamo fatto
anche prima con i loro compagni del fuoristrada, andiamo a chiedere nome, cognome e categoria. Alessandro Veronesi, categoria G4. Rebecca Gabriele, G1. Daniele Ferrerio, G1. Callegari Samuele, G5. Mendi Marcello, G5. Ferrerio Lorenzo, G4. Lorenzo Crippa, G5. Gianmarco Reggiani, esordiente secondo anno. Callegari Cristian, esordiente primo anno. E andiamo a conoscere una che è un'altra delle anime dell'Unione Sportiva Cassina de Bracchi, Simone Comi, nel doppio ruolo direi di accompagnatore per questi ragazzi che abbiamo appena conosciuto, ma anche di sponsor con la S Comi, servizi e soluzioni per lo spettacolo. Magari se ci vuoi spiegare più nel dettaglio qual è il tuo ruolo sia a livello sportivo e anche come sponsor. Sicuramente come sportivo la soddisfazione di dare un supporto all'US Cassina de Bracchi, sia dando effettivamente una mano e dando una mano economicamente con la ditta Servizi e Soluzioni per lo Spettacolo, che si occupa di allestimenti tecnici per lo spettacolo. Eh sì, perché se è possibile svolgere attività per questi ragazzi, anche soprattutto al sostegno che aziende come la vostra danno a società che hanno davvero bisogno di un aiuto per permettere attività giovanili. Oltre a S Comi sono tanti altri gli sponsor che sostengono l'Unione Sportiva Cassina de Bracchi, Davide Galbiati, se li vogliamo ricordare. Sicuramente ci sono tanti sponsor che ci permettono di fare tutte le nostre attività. Spazi Conforma, che ci dà un grosso aiuto dal punto di vista della formazione degli allenatori e anche dei bambini con la consulenza sportiva. Abbiamo l'abbigliamento tecnico Dama, Fiat Penati, S Comi ovviamente l'abbiamo già citato. Riva Assicurazioni, Frigerio Ecologia sono tutti i grandi sponsor che ci aiutano durante tutto l'anno. E davvero va un ringraziamento forte a tutti questi sponsor, perché con il loro contributo permettono proprio l'attività di questi giovani atleti. Ma andiamo avanti con BCTV, andiamo a scoprire altre belle iniziative che durante l'anno organizza l'US Cassina de Bracchi. Abbiamo appena detto dell'importanza degli sponsor a fianco di una società che svolge attività giovanile, ma è importante anche il supporto di tante persone oltre ai tecnici che ogni domenica e comunque anche in settimana sono vicini a voi e alla società, a questi ragazzi, per poter svolgere l'attività. Immagino che ci sia il desiderio anche di ringraziarli. Sì, assolutamente sì, perché ora sto parlando io, ma dovrebbero parlare tutti i genitori che settimanalmente mi aiutano a portare in giro i ragazzi, perché avendo una quindicina di ragazzi diversi per tipologie di forza e di capacità, ho bisogno che ci sia un gruppo di genitori che mi aiuti per essere sempre in sicurezza. Per cui grazie mille a tutti i genitori che da parecchi anni mi aiutano a portare avanti questa attività, non soltanto grazie a me, ma grazie anche a loro. Eh sì, perché davvero per fare attività ci vuole il supporto di tutti. Davide Galbiati, con lei invece vorrei parlare di un'altra bella iniziativa che svolgete a inizio stagione, ormai da diversi anni, il corso di avviamento al ciclismo. Nel mese di marzo, infatti, organizziamo quattro pomeriggi in cui i bambini possono venire e cominciare a praticare degli esercizi graduatamente sempre più difficili per insegnare loro appunto ad andare in bicicletta. Noi lo facciamo ovviamente per avvicinare i bambini al ciclismo, poi anche se non vogliono poi procedere con le corse, l'importante per noi è che imparino davvero ad andare bene in bicicletta. È davvero una bella iniziativa. Altra cosa importante sono delle collaborazioni che per tradizione l'US Cassina de Bracchi ha con altre società e con altre realtà del territorio. Casatenovo è davvero piena di associazioni sportive e culturali e noi come US Cassina de Bracchi, che è ormai 40 anni che lavoriamo in questo comune, siamo veramente sempre a stretto contatto con tutte queste associazioni e ci si dà una mano sempre a vicenda. Per esempio l'area dove noi facciamo sia il corso di avviamento al ciclismo e dove concentriamo la maggior parte delle nostre attività, che è quest'area dove appunto c'è questo anello asfaltato chiuso al traffico, è dove si svolge per esempio la grande fiera zootecnica detta di San Gaetano a cavallo tra luglio e agosto.
È davvero, tante iniziative, 40 anni di storia, lo abbiamo detto, in maggior parte dei quali al servizio dei giovani. Questa è l'Unione Sportiva Cassina de Bracchi che oggi vi abbiamo presentato in questa puntata di BCTV. Io ringrazio proprio voi tecnici, il presidente Pier Giancarlo Paleari per l'ospitalità e per averci fatto compagnia in questa nuova puntata di BCTV. Ma amici a casa, prima di salutarvi, non vi faccio... Il presidente forse ha qualcosa da dire prima di salutarci e vediamo cosa ha da dirci. No, stai qua. Volevo ringraziare più che altro il consiglio direttivo e tutti i miei collaboratori, direttori sportivi, maestri di mountain bike, che se senza di loro non si poteva avere queste squadre. Grazie. Eh sì, davvero importante, una grande famiglia direi, oltre che una bella società questa dell'US Cassina de Bracchi. Ma dicevo, amici a casa, prima di salutarvi restate qui perché dopo avervi presentato questa bella società ci sono una serie di servizi che abbiamo di gare che abbiamo seguito per voi nell'ultima settimana, quindi un saluto da Giorgio Torre e godetevi queste ultime immagini. Quinta posizione per le due atlete del team Le Marmotte Loreto, fresche di titolo italiano del downhill conquistato a Sestola, la junior Vera Colombi e l'esordiente Lilia Tasso, bravissime. Quarto posto per la biker bergamasca Serena Tasca della TTC Factory Team, un po' a sorpresa visti i recenti problemi di salute, campionessa italiana cross country under 23, con una formidabile rimonta è riuscita ad avere la meglio sulla campionessa uscente Lisa Rebensteiner. Terzo posto per il trentino Nicola Conci del team LWF, splendido vincitore della Tre Giorni Aerobica 2015, un grande obiettivo e un grande sogno centrati. Secondo posto per la coppia del team Colpac composta da Simone Consogni e Francesco Lamon che in maglia azzurra hanno regalato l'unica medaglia al maschile alla spedizione azzurra degli europei su pista di Atene con il bronzo ottenuto nel Madison. E la prima posizione della nostra 5 up settimanale per la coppia della Valcar PBM Vigor, Elisa Balsamo e Marta Cavalli, che insieme a Sofia Bertizzolo e Rachele Barbieri hanno vinto una splendida medaglia d'oro e annesso record del mondo nella prova dell'inseguimento a squadre dell'Europeo, battendo la Polonia. Da segnalare anche l'ottimo argento della velocità olimpica della coppia Vece Bissolati. Nicola Conci ha vinto la Tre Giorni Aerobica 2015, grande festa per il corridore trentino che si conferma come uno dei migliori talenti della categoria juniores, grande festa per il team LWF praticamente nella gara di casa, dimostrazione di maturità per Conci che non ha mai vinto una tappa ma ha fatto della continuità di rendimento la sua forza, è andato a prendersi la maglia al penultimo giorno sulla lunga salita del Passo Maniva e poi ha mantenuto il sangue freddo nell'ultima giornata che gli ha consegnato la vittoria finale. Una Tre Giorni Aerobica durissima con tanta salita e resa ancora più difficile dal caldo asfissiante degli ultimi giorni. Al via 33 squadre, il meglio d'Italia, i russi della nazionale della Lokospinx e la formazione multietnica spagnola Club Ciclista Calindras. In totale 164 corridori al via, tra i quali il campione italiano Cristian Scaroli della Ferralpi Monte Clarense e il vincitore uscente Riccardo Verza della Country Autozai. Il duello annunciato è proprio quello tra Verza e Conci e già nella prima giornata c'è terreno fertile per alimentare subito la sfida. Si parte da Adro in provincia di Brescia, dagli stabilimenti della Carrara SPA e si arriva in cima al Colle Gallo. Dopo una serie di attacchi iniziali, l'azione più importante nasce nella discesa dal solto collina quando allungano Alberto Campagnolo della Contri, Francesco Gabriele della Coratti e Ottavio Dotti della Canturino. Sulle prime rampe della salita finale Campagnolo perde terreno, poi Dotti accelera e stacca anche Gabriele. Dietro però entrano in azione gli altri favoriti, in primis Conci e Verza che recuperano terreno. Sfortunato il trentino fermato da un salto di catena a 2 chilometri dall'arrivo, mentre Verza apre il gas e va a riprendere e battere proprio Dotti sul traguardo del Colle Gallo. Terzo il giovane Alessandro Monaco. Riccardo Verza dimostra subito quali sono le sue intenzioni, indossando la prima maglia gialla di leader. Beh, di partire subito con la maglia no, perché comunque è un po' difficile, essendo la prima tappa in salita magari poteva arrivare anche la fuga, però è andata bene e sono contento perché comunque ripetersi è sempre bello.
Il giorno successivo si va da San Paolo ad Argon a Comonte, in mezzo quattro scalate al Cenate. La corsa si decide dopo una cinquantina di chilometri con una fuga di 10 uomini che prende il largo e dalla quale poi, dopo l'ultimo GPM, esce all'attacco il pugliese Giovanni Loiscio dell'Autotrasporti Convertini, che riesce ad arrivare solo al traguardo e a coronare una giornata da sogno. Questa è una vittoria forse la mia più importante della mia carriera. Già da ieri abbiamo fatto una tattica di squadra, il mio compagno di squadra a Monaco cura la classifica generale, mentre io ieri sono appunto uscito volontariamente fuori classifica puntando tutto su questa tappa, quindi ero abbastanza sicuro che la centravo, ecco. A 25 secondi i primi inseguitori regolati allo sprint da Alberto Zanoni della Contriato Zai su Matteo Sobrero e quarto il campione italiano Scaroni. Per soli 2 secondi Riccardo Verza mantiene il primato in classifica generale. La terza frazione che prende il via da Monticelli Brusati nel Bresciano è quella più attesa e temuta. Soli 73 km ma durissimi con i 10 finali tutti in salita verso il passo Maniva. Chi non si fa spaventare da questi numeri è sicuramente il varesino Alessandro Covi della Cremonese, che è uscito da un gruppo di 34 corridori che si erano avvantaggiati all'inizio della tappa, ne passa più di 35 all'attacco solitario. Resiste davanti anche in salita e si presenta in perfetta solitudine sul traguardo del Maniva, cogliendo una vittoria bellissima. E diciamo che secondo me questa è la mia seconda vittoria più importante dopo l'italiano, perché la 3 giorni aerobica è una gara bellissima. Poi questo penso che per tutti era il tappone che volevano vincere qua all'aerobica, però io ci tenevo tantissimo, ero già tutti i miei compagni allo staff, gli avevo detto che questa tappa volevo vincerla, ho fatto di tutto per vincerla. Vittoria che consegna a Covi la leadership dei giovani e il secondo posto in classifica generale. Già la classifica perché nella sfida tra i big ha la meglio Nicola Conci, che non riesce a recuperare Covi ma stacca l'avversario numero 1 Riccardo Verza, chiudendo al secondo posto e vestendo la maglia gialla nonostante una penalizzazione di 20 secondi per rifornimento irregolare. Terzo il forte russo Eugeni Kazanov della Loco Spinks, poi proprio Verza, Monaco, Zandomenichi e Sobrero nell'ordine. L'ultima tappa dall'Aglio a San Paolo d'Argon e 4 passaggi sul Colle dei Pasta lascia ancora i giochi apertissimi, vari attacchi, uno promosso anche da Verza e Monaco, ma Conci e il team LVF controllano bene. Alla fine la tappa è vinta in volata dal piemontese Matteo Sobrero della Bustese Olonia Verbania davanti a Francesco Romano della Fosco Bessi e al campione italiano Cristian Scaroni della Feralpi. Sì, sapevo di essere uno dei favoriti anche con l'arrivo in volata e niente, ho tenuto i denti stretti in salita. E quando siamo arrivati qua, che eravamo tutti compatti, ho detto boh, è mia. Sono uscito dalla curva secondo, primo, e poi niente, ho guardato dritto, non mi sono più girato e ce l'ho fatta. Chiude in gruppo Nicola Conci, che fa sua la 3 giorni aerobica. È un successo importantissimo perché è organizzata dall'LVF, dal Team 2003, quindi vincere qui è veramente fantastico. Classifica punti per Riccardo Verza, miglior scalatore il nazionale russo Einur Galiev, Eugeni Kazanov della Lokospik strappa la maglia bianca di miglior giovane allo sfortunato Covi caduto a 3,5 km dal traguardo. Luca Mozzato e Alessandro Pini vincono le 2 classifiche sprint intermedi e la russa Lokospik è la miglior squadra. Cala il sipario su un'altra entusiasmante edizione della 3 giorni aerobica, con tanti giovani che hanno onorato al meglio la corsa organizzata dal Team 2003, massima espressione del movimento nazionale per la categoria juniores. Settima vittoria stagionale per il neocampione italiano Andrea Bagioli del Pedale Senaghese, che conquista il suo primo successo stagionale in maglia tricolore imponendosi allo sprint ristretto su Marco Previtali del Team Palazzago Poker. Terzo invece il portacolori della Ronco Maurici Stefano Taglietti, giunto a 2 secondi. Al via del piccolo giro del Sebino, nono trofeo Ruggeri SRL, ben 81 atleti con la contemporanea presenza dei campioni italiano, regionale e provinciale. Un percorso affascinante con l'attraversamento di 22 comuni nella zona compresa tra i laghi Dendine ed Iseo, semplicemente splendido. Alla fine se la sono giocata 7 uomini con Andrea Bagioli rientrato sui fuggitivi di giornata grazie ad un'accelerazione sul GPM di Solto Collina e capace di mettere in fila sullo strappo finale Previtali, anch'esso rientrato in seconda battuta a metà corso sui fuggitivi. E poi Taglietti, fuggitivo della prima ora, così come fuggitivo era il campione regionale Pesenti della Brembillesa, giunto quarto.
quinto Coleoni della Caluschese, vincitore della classifica di GPM, sesto Galizzi dell'Almenno, settimo invece il portacolori della Bike 3 Team, Valtolini. A 1 minuto e 22 secondi un altro gruppetto, transitano nell'ordine Mazzolini del Paladina, che purtroppo ha ceduto nel finale, nono Casale della Valle di Cembra e decimo Casarini della Senaghese. Ascoltiamo adesso le interviste a Bagioli e Previtali. Andrea Bagioli, maglia tricolore, la prima vittoria con questo vessillo, racconta com'è andata. È stata una gara molto con molti scatti, e è andata via questa fuga di 10 persone circa, e sapevo che aveva un buon vantaggio, così sulla salita sono partito, sono rimasto da solo, poi ho ripreso Valtolini, uno della Paladina, abbiamo collaborato un po' e poi abbiamo ripreso quelli davanti e alla fine ho fatto la volata. Insomma, ancora una volta hai dimostrato di avere un fondo micidiale, perché sei partito dalle retrovie e sei arrivato. Terza vittoria consecutiva nelle ultime tre domeniche. Cosa combinerai nel proseguo della stagione? Sei troppo in forma adesso oppure no? Racconta se hai degli altri obiettivi. Beh, gli obiettivi principali sono Coppa Diddi, Coppa d'Oro ed Eco, però questi sono più là e adesso pensiamo a domenica. Una dedica per questa tua prima vittoria in maglia tricolore? La dedico a mia mamma e a mio papà. Su questi sentieri aveva già esultato per la conquista della maglia tricolore. Era il 2007 e, proprio a Volpago del Montello, un giovane Andrea Tiberi si laureava campione italiano tra gli Under 23. Ma quello che si è visto all'opera sabato scorso nel Trevigiano non è più una nuova leva che si affaccia sulla scena nazionale. Il corredore di oggi è maturo, forte, affamato. Dopo le belle prove in Coppa del Mondo, un'ulteriore dimostrazione la si è avuta al campionato italiano di Volpago del Montello, dove, sotto un sole che spaccava le pietre, Aeron Tibi ha squagliato la concorrenza. Nulla ha potuto Marco Rello Fontana, che, cercando generosamente di tenere il passo da rivale, si è cotto a puntino scivolando al quarto posto. Così come hanno alzato bandiera bianca Daniele e Luca Braidor, i quali, penalizzati da una partenza sfortunata, hanno dovuto accontentarsi delle piazze d'onore e degli applausi dei loro caldissimi supporter. Per quello che si è visto nel corso della stagione, tuttavia, la maglia tricolore è finita nell'armadio del corridore più forte e che ora alzerà ulteriormente l'asticella. Con il titolo italiano in tasca, Tiberi potrà affrontare con maggiore determinazione sia gli europei di Chiesa dal Pago, al via domani, sia i mondiali di Andorra di inizio settembre. Andrea Tiberi, tu la maglia tricolore la sognavi da anni, ma questa è più una conferma, stai andando fortissimo tutto l'anno. Sì, sai, quando la vinci una volta, soprattutto da giovane, poi è un appuntamento che ti rimane sempre nel cuore e dove vuoi sempre fare bene. Da Elite ci ero andato vicino un po' di volte, 5 podi, però non era mai arrivata la maglia, quest'anno arriva sicuramente nell'anno in cui ho raggiunto la più grande condizione fisica e mentale della mia carriera, quindi è un bellissimo sigillo su questa stagione. Un bel sigillo sulla sua stagione l'ha messo pure Denis Fumarola, compagno di squadra di Tiberi, che ha colto tra gli Under 23 un'inaspettata maglia tricolore. In una prova in cui tutti aspettavano Samparisi, Bertolini e Colledani, il piemontese dell'FRM Factory Team non ha sbagliato nulla, recuperando posizioni nel finale. Riagganciato Nadir Colledani al suono della campana, Fumarola ha aperto il gas sull'ultima salita, arrivando tutto solo al traguardo. Terzo posto per Gioele Bertolini, che, insieme ai suoi compagni del team Merida, Samparisi, Setti e Valdrighi, proverà a rifarsi già agli europei di Chiesa dal Pago. La festa dei biker piemontesi è stata completata dal monologo tra gli juniores di Francesco Bonetto, che nella prova con più partenti, ben 110, ha preso subito la testa della corsa non mollandola fino al traguardo. Per lui grande festa per il primo titolo italiano, mentre si è dovuto accontentare della medaglia d'argento l'altoatesino Jacob Dorigoni, la cui rimonta dalle posizioni meno nobili del gruppo si è interrotta a 15 secondi dal battistrada. Terzo e felice, il piemontese Gioele De Cosmo. Veniamo ora alle prove femminili, che, purtroppo e come di consueto, hanno visto al via soltanto 40 atlete. Oltre all'atteso settimo titolo consecutivo di Eva Lechner, con la bolzanina che ha preceduto Serena Calvetti e Mara Fumagalli, a fare notizia è stata l'affermazione tra le Under 23 di Serena Tasca. Una vittoria incredibile quella della 19enne bergamasca, non tanto per la splendida rimonta nel finale che le ha permesso di saltare Chiara Teocchi, Emily Collomb e Lisa Rabesteiner, una che ha nel palmarès 5 podi in Coppa del Mondo,
ma perché la portacolori della TTC Factory Team, solo una settimana fa, era alle prese con delle intolleranze alimentari che le impedivano di spingere. Problemi che la ragazza di Scanzarosciate sembra essersi lasciata alle spalle proprio nel momento giusto. Serena Tasca, campionessa italiana tra le Under 23, si può dire che sia passata in una settimana dall'inferno al paradiso? Sì, devo dire proprio di sì, infatti forse anche per quello che oggi sono ancora un po' incredula, non ho ancora realizzato del tutto, però sono davvero contenta. La prima parte di stagione è andata bene, purtroppo nella seconda sono andata un po' in ombra in quanto ho sofferto problemi a livello di stomaco con tutto quel che ne è seguito, per cui intolleranze alimentari, e purtroppo quando si corre in mountain bike anche a questi livelli non ci vogliono solo le gambe, ma è tutto un insieme di cose che purtroppo devono funzionare al massimo. Mi è mancato un po' quello che era la salute, però fortunatamente sono riuscita a sistemarla in tempo e questa settimana ho avuto già dei miglioramenti fino ad oggi, dove penso che un po' le gambe, un po' anche la testa mi hanno aiutato, e ci ho creduto più che potevo e ce l'ho fatta, sono davvero contenta. E se il podio dell'Under 23 ha visto brindare due atlete classe 1995, la linea giovane ha prevalso anche nella gara delle junior, dove la classifica è stata monopolizzata da tre atlete del primo anno. Stiamo parlando della valdostana Eleonor Barmaverain, terza, della ligure e della Valcar PBM Alessia Verrando, seconda, e della solita Martina Berta, al suo quarto 100 tricolore su 5 tentativi. Nella giornata di domenica si sono assegnati anche i titoli italiani per gli amatori. A portarsi a casa le maglie sono stati il bergamasco Claudio Zanoletti, Ivo Zulian, Fabio Zampese, Mirko Balducci, Massimo Folcarelli, Nereo Canale, Roberto Pesavento, Beatrice Balducci, Lorena Zocca e Roberta Selici. E ora, come detto, fari puntati sugli europei di Chiesa d'Alpago. Si inizia domani con il Team Relais, che tante gioie ha regalato all'Italia. Tra venerdì e domenica, le prove individuali di Trial, XC Eliminator e Cross Country, sperando che, dopo averlo ascoltato molte volte a Volpago del Montello, l'inno di Mameli risuoni anche nel bellunese.